La Juventus pareggia per 1-1 con il Siviglia, ma nel finale è successo una roba davvero incredibile. E attenzione, prima di analizzare questa situazione, vi dico fin da subito che per me la Juventus a stento merita il pareggio. A stento. Quindi non è un modo per giustificare la prestazione della Juventus o dare alibi a questo allenatore che continua a dare una mentalità troppo difensiva a una squadra che è anni luce superiore alle altre, di tutte le altre squadre della UEFA Europa League. Però, quello che è successo a fine partita è clamoroso, perché l'intervento di Badé in aria ai pochi minuti alla fine su Rabiot è nettamente fallo. Con la gamba va a impattare sulla caviglia di, o comunque sulla gamba di Rabiot. E la cosa più incredibile non soltanto è che non viene dato fallo, ma che, oltretutto, non viene neanche visto al VAR. Cioè l'arbitro non è stato neanche richiamato dal VAR. E dalle immagini che vedete, che vi metterò ora qui a schermo, vedete la gamba di Rabiot a fine partita. Era questa. Questo è il segno che ha lasciato il tacchetto di Badé sulla gamba di Rabiot. Ora, ditemi che non è fallo una roba del genere, e allora abbiamo letteralmente chiuso. E allora abbiamo finito. Cioè, nello stesso, nella stessa competizione abbiamo visto un fallo in aria, cioè quello di Bremer che si aggrappa sulle spalle del difensore avversario, e quello è fallo e viene annullato un gol alla Juventus per questa roba qui. Cioè un giocatore che semplicemente appoggia le mani sulle spalle, e se è fallo vabbè. Ma viviamo nello stesso mondo in cui poi una roba del genere, dove ci sono i due tacchetti col sangue nella caviglia dell'avversario, non è fallo. Ma non soltanto non è fallo, ma non viene neanche rivisto dal VAR. Il VAR non richiama neanche l'arbitro a vederlo, non dice che è fallo e non lo manda neanche a vedere al VAR. Folle, letteralmente folle. Stiamo vivendo una situazione incredibile. Mi chiedo a cosa serve questo VAR. A questo punto ve lo chiedo, mi chiedo anche a cosa serve avere una squadra con così tanti campioni se poi non li sfrutti, perché questa Juventus, al di là degli episodi e quant'altro, è una squadra che in casa, sapendo che l'Europa League è una competizione importante perché ti porterebbe direttamente in Champions League l'anno prossimo, ma vabbè, è superiore alle altre di anni luce a livello di rosa, dovrebbe, non dico stravincere, ma quantomeno vincere, avere delle occasioni, provare ad avere il dominio del gioco. Ed invece è una squadra che ancora una volta delude chiaramente le aspettative. È un 1-1 che, francamente, sa di beffa. Cioè, è un'esultanza per come è arrivato, perché arriva nel filare, ormai era inaspettato. Però la Juventus poteva anche chiudere la partita sul 0-2 e nessuno poteva dire realmente nulla. Ditemi la vostra, vi chiedo qui sotto, secondo voi era fallo? Non era fallo? Giusto non richiamare al VAR l'arbitro? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.